La Fondazione Volontariato Giovani Solidarietà, FVGS, opera in Italia con la finalità di aiutare a costruire la cultura di solidarietà tra i sostenitori italiani, i benefattori italiani, amici italiani e tante parti del mondo dove operiamo le figlie di Maria Ausiliatrice o Salesiani. Don Bosco asseriva: la prima felicità di un fanciullo è il sapere di essere amato, ed è a questo principio che la Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà si ispira. Il sostegno a distanza è un modo concreto per aiutare un bambino a crescere nel suo paese, ma cerchiamo di capire direttamente dalle testimonianze di coloro che hanno vissuto questa esperienza che cos'è più precisamente, per quanto tempo si può aiutare, come si può contribuire e quali rapporti si possono instaurare con il bambino sostenuto. Ci troviamo qui nella nostra facoltà di Scienze dell'Educazione perché scommettiamo per l'educazione come la chiave di accesso al godimento di tutti i diritti umani. Noi ci occupiamo di sostegno a distanza, di progetti e microprogetti di sviluppo, attraverso anche piccoli gesti di solidarietà, bomboniere solidali, perché sosteniamo le nostre missioni nei quattro continenti o cinque continenti anche nell'Europa. In alcune zone. Con il sostegno a distanza noi cerchiamo di dare un futuro a bambini che in situazione di povertà non riescono ad avere poi un futuro. Con i progetti, i microprogetti di sviluppo cerchiamo di sostenere intere comunità o popolazioni o villaggi perché possano sviluppare tutte le proprie potenzialità. La nostra facoltà di Scienze dell'Educazione prepara le nostre giovani suore a essere educatrici che poi, quando tornano nel loro posto, promuovono educazione allo sviluppo. Mi chiamo Suor Lucy, vengo dal Kenya e lavoro a Dagoretti, un quartiere di Kenya. Sono qui all'Auxilium per prepararmi nel campo delle scienze dell'educazione e nel Kenya abbiamo la collaborazione con la Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà per l'adozione dei bambini a distanza. Per questi bambini sostenere il loro percorso educativo vuol dire salvaguardare la loro vita, visto che sono bambini con pochi o limitate possibilità. Io sono Suor Jyoti, vengo dal sud dell'India, Tamil Nadu. Ringrazio per l'aiuto che riceviamo dalla Fondazione Volontariato Giovani Solidarietà, perché il sostegno a distanza facilita la nostra missione della costruzione della persona umana in Tamil Nadu. Abbiamo tanti ragazzi poveri che vivono nella sofferenza. Per loro hanno bisogno dell'educazione, perché io credo che l'educazione farà bene per il loro futuro diverso, pieno di speranza. Il sostegno a distanza è un mezzo concreto per garantire ai bambini quelli che sono i loro diritti principali: il diritto allo studio, il diritto all'alimentazione, il diritto alla salute. Attraverso il sostegno a distanza riusciamo a garantire dei ponti di solidarietà tra i sostenitori italiani e i bambini aiutati. Una volta che un sostenitore decide di attivare un sostegno, riceverà la foto di un bambino, la sua descrizione, quella della sua famiglia e del progetto nel quale è inserito. E poi, almeno una volta l'anno, riceverà degli aggiornamenti, delle foto, dei disegni, le pagelle, per vedere proprio come il bambino sta crescendo.
In questi anni abbiamo aiutato migliaia di bambini in Asia, America Latina, Africa e sicuramente la gioia più grande è vedere una bambina che riesce a essere infermiera, una bambina che diventa insegnante e quindi che concretamente può sperare in un futuro diverso. Io e mio marito 10 anni fa ci siamo rivolti alla Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà per un sostegno a distanza. Abbiamo adottato un bambino vietnamita. L'anno dopo siamo andati in Vietnam, dove abbiamo conosciuto Suor Maddalena, che ci ha accompagnato in questa avventura, e cioè abbiamo conosciuto moltissimi bambini adottati a distanza da altre famiglie italiane, il nostro bambino, la nostra famiglia, perché ora la chiamiamo così, la nostra famiglia. Noi siamo sempre stati informati sui suoi progressi scolastici. Ora sappiamo che vuole andare a frequentare un istituto tecnico professionale. Quando l'abbiamo conosciuto era alto così, era proprio uno scricciolo. Ora quando andiamo da lui è più alto di me, mi prende in braccio, mi chiama mamma ed è bellissimo. Tramite la fondazione vogliamo che questa nostra testimonianza arrivi direttamente a tutti i sostenitori. Come volontaria FVGS mi sono occupata di aggiornare il database dei bambini del sostegno a distanza in Etiopia, a Zuwai, e quindi ho avuto modo di parlare con molti di loro, conoscerli direttamente. E quello che è stato sicuramente una novità, penso, per me e che voglio comunicare quindi a chi sostiene questi bambini, è l'enorme voglia che hanno di riscatto, di una vita veramente migliore. Non sono parole fatte, è un qualche cosa che veramente si percepisce parlando con loro. Ti raccontano delle storie, io purtroppo questo dovevo fare, chiedere ai fratelli, sorelle, madri, padri, ti raccontano storie che per noi sarebbero tremende, con dei sorrisi incredibili, perché hanno veramente una voglia di riscatto, di vita, di energia e di migliorare la loro situazione. Quindi sicuramente il sostegno fa questo, non è solo un sostegno economico, ma è anche veramente un messaggio d'amore. Ho conosciuto la FVGS Onlus grazie a mia madre, che tramite questa fondazione ha adottato una bambina a distanza in Cambogia. E questa adozione è stata molto significativa per me, perché mi ha fatto non pensare solo a me stesso, ma anche alle altre persone, quindi di aiutarle il più possibile. E io stesso ho potuto comunque vedere la sua crescita, perché durante le festività arrivavano a casa delle lettere che appunto contenevano foto e disegni della bambina. E quindi sono stata molto felice di avergli dato la possibilità di studiare come ce l'ho io, e spero vivamente che in un futuro possa riuscire a conoscere e ad incontrarla. Con sostegno a distanza della Fondazione Volontariato Giovani Solidarietà Onlus possiamo arrivare anche là dove sembra impossibile e offrire ai bambini poveri del Vietnam un'educazione integrale e promuovere il loro sviluppo in tutte le sue dimensioni. Noi suore siamo sempre più convinte della forza e del senso dell'educazione, e abbiamo conto l'importanza di lavorare insieme come una squadra preparata e convinta.